Atalanta, Dea, quanto ci manchi. Campioni d'Europa, i campioni dell'Europa siamo noi. A Bergamo si canta ancora questo coro. Ma è un sogno. Il sogno di Harvey è finito lì. È stata fatta l'impresa. Io adesso stringo in mano il joystick. Lo stesso joystick che ha permesso alla Dea di alzare quella coppa. Ai calci di rigore. Noi perché siamo qua in questo video? Io vorrei che voi lo guardaste bene, prestaste attenzione ad ogni minimo particolare. Proprio a questa schermata, dove è raffigurata una squadra, dai colori bianconeri. E io vi conosco molto bene. Potrebbe essere una grande squadra. Molti miei iscritti vorrebbero sicuramente vederla all'opera. Ma no. Non è ancora il momento. O non lo sarà mai. Questo un giorno lo vedremo. Ma adesso no. Non sarà di certo la Juventus. E non sarà di certo la Serie A. La Serie A formata da grandi squadre, di cui questa era quella che dovevamo scegliere. Ma molte polemiche, troppi contrasti, siamo in Italia, quasi soltanto l'Atalanta, dal mio punto di vista, poteva avere quel poco odio. Trasferiamoci, andiamo via, andiamo in un campionato bello dove principalmente ci sono tre squadre che vincono. Io questa volevo scegliere. Questa, perché questa lotta, questa cuore, questa ha tutto lo spirito che ha trasmesso Simeone per portare a vivere un'emozionante carriera allenatore. No. La Spagna no. La Spagna no perché comunque confrontarmi sempre all'ombra di Cristiano Ronaldo e Messi può diventare nauseante. Allora scorro i campionati. Mi prefisso comunque di restare nelle cinque nazioni più importanti. Abbiamo per esempio la Francia. Abbiamo la Germania. Ci sono squadre che dominano. Neanche questo poteva accontentarmi. E allora sì, l'Inghilterra, la dolce Inghilterra, il campionato più bello del mondo. Dovrebbe essere questa la mia scelta, vero? L'Arsenal. Questa la scartiamo, da chi ricordi. Il Tottenham. Ma lo stemma non mi piace. Vado per Manchester. Troppo facile. Guardate i budget, ci ho riflettuto bene. E non era la cosa più giusta da fare. Il Liverpool dovrebbe vendicare qualcosa per quello che si è lasciato andare dagli errori di un portiere, ma no. Il Leicester, l'Huddersfield, l'Everton, grandi squadre, il Chelsea di Antonio Conte. Potrebbe magari essere esonerato quell'allenatore, ma non è il nostro campionato. Quindi scendo. Championship, l'Aston Villa. Poi vedete insomma altre squadre, il Wolverhampton che ha dominato, il Sunderland ultimo in classifica, due retrocessioni consecutivi, lo Sheffield, il Norwich, il Middlesbrough, il Leeds, l'Hull City e il Fulham. Ma scendo ancora e vado più giù. Ma qui fondamentalmente c'era il Wimbledon di Hakim Fenwa. Ma non può bastare. Ancora più giù, ragazzi. E qui, insomma, ci sono le varie squadre, no? Io non ho quella pronuncia perfetta inglese per elencarvele tutte. Ho sempre pensato che qualcosa nel video, mentre adesso dovrebbe cominciare a salire vertiginosamente di like, improvvisamente, visto che non ve l'ho ancora chiesto, perché la scelta sta per arrivare. E forse, adesso che le avete viste tutte, ce n'è stata una che potrebbe farmi tornare a creare quel collegamento con la realtà, con quello che è la squadra che tifo. E io non so se qualche iscritto potrebbe già aver capito. Vedo che hanno comunque i loro colori, le loro maglie, il loro budget, tutti abbastanza ridicolo, il loro valore del club, la loro città e tutto quanto. Io poi vado ancora più avanti, vado avanti, avanti, avanti e ancora più avanti. E poi mi fermo e leggo: fondata nel 1862, la squadra ha sede a Nottingham. Ha aggiunto una coppa nazionale alla propria bacheca. Il budget è di 1,5 milioni. Il valore del club è di appena 2 milioni. La maglia in trasferta è celeste. Ma la maglia in casa, signori miei, non avrà lo stesso odio di quella che sta in Italia. Ma è bianconera. E adesso sì, guardandoci bene negli occhi, rendiamoci conto di quello che andremo a fare. L'hashtag
sogno. Risalita, rinascita, speranza. È quello di cui abbiamo bisogno. Ma adesso stringiamoci tutti insieme, perché sta per iniziare qualcosa che non è normale per la carriera di allenatore. Io non so se voi siete altamente pazzi come me per dovervi sorbire quest'estate una squadra. Come partire da zero. E non siamo su Ultimate Team, siamo nella carriera. Siamo in un percorso difficile che proprio adesso comincia. Benvenuti nella carriera allenatore di Iron, parte 2. Verso l'infinito e oltre.